Buonasera a tutti, buonasera a tutte, benvenute e benvenuti alla nostra conferenza Religioni, Migranti, Omosessualità, Confini mobili e immobili nei flussi migratori. La conferenza è organizzata da Arcigay Genova insieme alla Chiesa Valdese di Genova e l'occasione è la giornata del dialogo tra omosessualità e religioni. Questa giornata venne istituita da Arcigay in memoria del poeta Ormando Alfredo, che si diede fuoco nel 98 in Piazza San Pietro per protestare contro l'omofobia delle gerarchie cattoliche. Da questo evento drammatico, la volontà di iniziare a costruire un dialogo, una riflessione tra le fedi e le persone omosessuali. Questo evento si inserisce ormai in una costante nell'attività della nostra associazione e nel dialogo e nella collaborazione della nostra associazione con la Chiesa Valdese di Genova. Ricordo nel 2019 l'evento che venne organizzato Religione e diversità, l'omosessualità nel dialogo interreligioso. Intervennero un imam, un pastore, un sacerdote e un rabbino. Nel 2020 invece ci siamo concentrati maggiormente sulla dimensione pastorale del dialogo tra fedi e omosessualità. Il titolo della conferenza era Omosessuali credenti, percorsi di fede a confronto. Anche in quell'occasione la dimensione interreligiosa era stata un po' la nostra chiave di riflessione. Intervennero una pastora, un rabbino e Don Franco Barbero. Stasera ci affacciamo alla prospettiva più complessa dell'intersezione tra religioni, migranti e omosessualità. Lo facciamo con due relatori di eccezione che io tengo a ringraziare particolarmente per la loro partecipazione alla nostra conferenza. Paolo Naso, che per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia coordina la Commissione Studi e soprattutto il programma Mediterranean Hope, Rifugiati e Migranti, ma presiede anche il Consiglio per le Relazioni con l'Islam presso il Ministero dell'Interno. Dall'altra parte voglio ringraziare moltissimo il professor Marco Ventura, giurista, studioso di rapporti tra religione, società e politica, dirige il Centro di Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento e centro specializzato nella ricerca e nell'intervento sull'interazione tra religione e innovazione, e membro inoltre del panel sulla libertà religiosa dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Quindi veramente due relatori di eccezione che da prospettive diverse ci guideranno in questo percorso di, come dire, intersezione, relazione, attrazione e repulsione tra fedi e omosessualità nel prisma delle migrazioni. Io qui mi taccio, ringrazio ancora tutti i partecipanti, quelli connessi alla piattaforma, quelli invece che seguono l'evento in diretta su Facebook e immediatamente, ringraziandolo ancora molto per la partecipazione, do la parola al professor Paolo Naso. Prego, professore. Buonasera, grazie a tutti e a tutti, grazie per avermi coinvolto in un incontro su un tema così delicato, così centrale e anche così poco affrontato nello spazio pubblico. Perfino quando si parla di politiche migratorie e di riconoscimento del diritto d'asilo, il tema dei diritti e delle persecuzioni nei confronti delle persone LGBT è un tema abbastanza marginale, se non nascosto. Mi scuso anche se dopo il mio intervento dovrò lasciarvi, ma ho un impegno concorrente, come purtroppo capita in questo periodo, al quale non mi sono potuto sottrarre. Comunque, davvero grazie per l'invito. Vorrei partire dal titolo di un film. Il film che vi richiamo è God Loves Uganda, un film del 2013 che racconta una storia particolare. Ed è la storia sostanzialmente delle missioni di gruppi evangelical, quindi diciamo di quella componente del variegato mondo evangelico protestante di matrice più fondamentalista e anche più tradizionalista, i quali hanno elevato l'Uganda a loro terra promessa, nel senso che il film racconta proprio di gruppi di volontari, che hanno centro nell'Ohio in particolare, però è un progetto nazionale, i quali si preparano lungamente per una missione in un paese in cui bisogna testimoniare la verità cristiana e quindi si impegnano, si preparano
questo viaggio, che è un viaggio che chiaramente cambierà le loro vite, vanno in, finalmente arrivano in Uganda e in Uganda iniziano la loro missione. Il film li segue questi giovani che prima abbiamo visto pregare di fronte a una grande carta geografica, pregare di fronte alla regione dell'Uganda, hanno visto invocare il sostegno e la benedizione di Dio per la loro missione, che arrivati in Uganda sostanzialmente diventano la punta di diamante di una campagna contro due obiettivi. Uno, l'Islam e l'islamizzazione, e l'altro, l'omosessualità. Rispetto all'Islam e all'islamizzazione, il meccanismo, il paradigma è abbastanza noto, nel senso che l'Islam è minaccia all'anima cristiana, l'Islam è religione violenta, ci sono delle scene inquietanti di missionari che si rivolgono a delle bambine musulmane, dicendo quanto violento sia il Corano e quanto violenta sia la tradizione islamica. Ma non è di questo che dobbiamo parlare questa sera. Possiamo invece parlare delle campagne rivolte nei confronti della comunità gay, ritenuta il simbolo della destabilizzazione morale della società ugandese. La società ugandese, per conquistare la sua piena dignità, ha bisogno di due cose. Da una parte rivendicare radici e espressioni cristiane, e dall'altra invece eliminare la comunità gay, che è simbolo appunto del disordine morale, di una modernizzazione che dall'Occidente è sbagliato, non quello dei bravi missionari dell'Ohio, arriva fino al paese. Questa lobby politica ottiene risultati impressionanti, riesce a condizionare, grazie anche all'impegno del presidente, che aderisce pienamente a questa vulcata evangelical, a condizionare il sistema politico. Vengono varate norme pesantissime nei confronti della comunità gay, e così, quasi per aggiunta, parallelamente si inizia anche una campagna contro il condom. In uno dei paesi con i tassi di HIV più alti al mondo, si cerca di mettere al bando anche quello che, soprattutto in certe fasce di popolazione, è stato documentato essere lo strumento più efficace a contenere il contagio. Questo è ciò che alcune espressioni della comunità cristiana o delle comunità di fede praticano all'interno di una cornice che è la cornice dell'azione missionaria. Tutto questo, inutile a dirsi, ha aggravato la condizione della comunità gay. Ho voluto citare questo film, che è un docufilm in realtà molto ben documentato, per dare la misura di un dramma che sta di fronte a noi, cioè quello di 70 paesi al mondo, più o meno, che applicano norme fortemente, gravemente discriminatorie nei confronti della comunità gay. Di alcuni paesi, non oso dire il numero perché il dottor Ferrari mi preciserebbe subito che probabilmente è diverso da quello che sto per dare, ma insomma un numero comunque impressionante di paesi in cui addirittura vige la pena di morte nei confronti degli omosessuali. Chi si occupa di immigrazione ha questo quadro di riferimento a monte. Tra i push factor, come vengono analizzati, cioè fra i fattori che determinano spinte espulsive di popolazione, sicuramente c'è la situazione di discriminazione e di violenza subita dalle persone gay, da una parte. Ma il problema, ahimè, non si risolve con l'immigrazione, perché proprio nella pratica di accoglienza, a questo punto, di migliaia di persone, noi abbiamo verificato che la discriminazione di soggetti migranti nata nel paese di provenienza continua nel paese di accoglienza. Se non continua perché ci sono misure repressive, continua perché la prima comunità di riferimento resta quella dei connazionali, e quindi tende a ricostruirsi un meccanismo di controllo e di violenza e di emarginazione nei confronti del soggetto migrante. E quindi una politica intelligente di sottrazione e protezione del rifugiato o del migrante gay
Dovrebbe essere paradossalmente quella di un isolamento, di una protezione dalla propria comunità nazionale. Capite bene che questo richiede strumenti che le nostre politiche non hanno. Detto questo, mi avvio a due conclusioni. Una che riguarda chiaramente il soggetto pubblico, le autorità pubbliche. Noi abbiamo elaborato in Italia con grande ritardo, con grande fatica, un modello di integrazione. Diciamo che i nostri detrattori europei tendono a dire: ah, ma voi non siete né carne né pesce, non siete né comunitaristi come nelle scuole anglosassone, né assimilazionisti come in Francia, non siete al chiaro di cosa siete. Io contesto questa affermazione, non ho tempo di dimostrarlo, ma credo che l'Italia abbia sviluppato nel corso empiricamente un processo di integrazione molto interessante, perché è una via intermedia tra un meccanismo di laicità che tenderebbe a rendere irrilevanti, diciamo, le identità religiose dei soggetti migranti, e invece un meccanismo di coinvolgimento che li integra il loro percorso. Quindi da una parte c'è l'Italia che sta facendo qualcosa, ma non abbastanza, perché il titolo, diciamo, il riconoscimento della protezione spesso viene rifiutata ancora oggi per questioni connesse alla propria sessualità. Quindi c'è un problema del meccanismo di riconoscimento e di integrazione che deve aprirsi a questo nuovo tema. La seconda dimensione invece riguarda le comunità di fede, nel senso che la discriminazione non avviene soltanto in ragione dei rapporti con la propria comunità etnica nazionale, non soltanto in ragione di un ritardo culturale, sociale che ancora non accoglie e non riconosce le persone gay, ma per il retaggio di motivi teologici che trasversalmente attraversano tutte le comunità di fede. E ancora oggi abbiamo diffusissima l'idea della terapia per liberarsi dall'omosessualità, della deliverance, dell'azione di preghiera per liberarsi dal disordine sessuale, come spesso viene definito. Questo apre un campo di testimonianza, di intervento importantissimo per le comunità di fede, credo apre una frontiera di conversione delle comunità di fede, e da questo punto di vista io credo che anche in Italia siamo ancora soltanto agli inizi. Dobbiamo sviluppare una migliore politica di riconoscimento e di protezione umanitaria delle persone che scappano da persecuzioni in ragione della loro identità sessuale. Abbiamo il problema di definire meccanismi di integrazione che aiutano e proteggono i migranti e i rifugiati omosessuali. Abbiamo un problema molto interno alle comunità di fede di costruzione di percorsi non solo pastorali, ma di percorsi di riconoscimento pubblico. Qui c'è una grandissima ambiguità. L'ambiguità di dire: ma noi non rifiutiamo gli omosessuali, vengano pure, purché cambino, purché si convertano, purché riconoscano la loro condizione o di peccato o di disordine. Lì c'è ancora un nodo che non è pastorale, ma è teologico, che le comunità di fede devono affrontare. Ed è triste rilevare che questo nodo non riguarda soltanto l'Islam, come una certa vulgata ci vorrebbe dire, ma riguarda trasversalmente anche altre confessioni religiose, comprese quelle in Italia più accreditate, più consolidate, che più hanno sviluppato una coscienza pubblica, hanno costruito un sentire pubblico. Quindi davvero siamo di fronte a una grande sfida, e credo che di fronte a questa sfida la prima urgenza sia di incominciare a parlarne, a dichiararla nello spazio pubblico. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un'ottima prosecuzione di questo webinar.
Grazie, grazie infinite. Ringrazio moltissimo Paolo Naso per questa bella relazione e anche per aver dimostrato come spesso le dinamiche siano controintuitive rispetto a quello che si potrebbe pensare da un'osservazione così un po' superficiale, un po' veloce. Io do immediatamente la parola al pastore William Jordan della Chiesa Valdese di Genova. Prego, William. Ma dunque, grazie, il mio è veramente solo un breve saluto che non potrà fare altro che riprendere in un certo senso, porre qualche accento rispetto a quanto tanto Daniele Ferrari quanto Paolo Naso già ci hanno presentato con molta maggiore precisione di quanto potrò fare io. Innanzitutto un riferimento generale a questo piccolo ciclo. Piccolo perché si tratta di tre incontri complessivamente, siamo al terzo anno di questo ciclo di convegni, di piccoli convegni, che appunto partendo dal confronto sul tema, su come le diverse religioni e in maniera particolare poi alcune confessioni si rapportano al tema dell'omosessualità o potremmo anche dire dell'omoaffettività, passando attraverso il modo in cui le comunità religiose si rapportano alle persone omosessuali, appunto tema dello scorso anno, approda quest'anno al nodo del rapporto tra religioni, omosessualità e appunto migrazioni. Io vorrei semplicemente riprendere due accenti che Paolo Naso già ha posto con attenzione. Da un lato la dimensione di una discriminazione che continua all'interno delle comunità di migranti, delle persone omosessuali o omoaffettive, che dir si voglia, dove appunto le persone omosessuali assumono in buona sostanza la forma degli ultimi tra gli ultimi, potremmo dire. Io non credo che si tratti soltanto di uno slogan, ma effettivamente di un tema, se così si può dire, rispetto al quale tanto Arcigay Genova, qui non voglio fare spot particolari, ma nel proprio lavoro quotidiano, anche attraverso lo sportello che oramai è attivo da 2 anni, porta avanti, e un'attenzione riguardo a questi ultimi tra gli ultimi che all'interno delle chiese metodiste e valdesi in Italia viene sicuramente rivolta, nel doppio accento lo sguardo rivolto alle persone omosessuali e lo sguardo rivolto ai migranti. Come già Paolo Naso diceva, la discriminazione purtroppo non è assente neanche da quei contesti nei quali chiese che normalmente vengono considerate di taglio più liberal, potremmo dire, hanno preso chiaramente posizione riguardo all'omosessualità, eppure continuano a trovarsi a dover vivere sostanzialmente delle tensioni molto profonde anche nel dibattito interno. Ecco, questo è un tema che già negli anni passati è stato evocato quantomeno. Credo si tratti, qui parlo diciamo dal punto di vista di un ministro di culto che è chiamato quotidianamente al confronto con delle comunità di fede, credo si tratti di una dimensione che sicuramente anche le nostre chiese e probabilmente tutte le fedi viventi nel corso dei prossimi anni saranno chiamate ad affrontare e con il quale sarà opportuno confrontarsi. E perché no, nella giornata di oggi noi lanciamo un piccolo sasso nella speranza che appunto le increspature sull'acqua possano proseguire a lungo termine. Grazie ancora una volta ad Arcigay per questa preziosa collaborazione e soprattutto per il lavoro organizzativo di questi momenti, che non è mai poca cosa, e cedo nuovamente volentieri il microfono a Daniele Ferrari e poi al professor Ventura che prosegue per la seconda parte dell'incontro. Grazie a tutti per la vostra presenza. Grazie mille, William. Sì, Arcigay è molto contenta, direi, soddisfatta di questo percorso, un percorso anche di crescita reciproco, nel senso che veramente i temi che emergono, le problematiche che emergono sono sempre molto ricche, ma sono anche dei momenti per conoscere meglio anche un po' noi stessi, in fondo, secondo me. A questo punto io immediatamente do la parola al professor Marco Ventura e lo ringrazio molto per la partecipazione. Prego, professore.
Sono io che ringrazio voi per questa bella opportunità di confronto, a cominciare naturalmente dalla ricerca di cosa condividere con voi, perché l'invito a parlare stasera è un invito che da un lato per un giurista come me che si occupa di religione mobilita tante conoscenze e questioni note, però le mette fondamentalmente in discussione. Ecco. E quindi, come dire, è stata per me una grande occasione la preparazione di questo intervento per ritornare, recuperare nozioni fondamentali della competenza di un giurista che lavora sul religioso e metterle in discussione rispetto a un fenomeno che, come chi mi ha preceduto ha già ben illustrato, ha molti aspetti di novità e una dinamica in cui vi è naturalmente anche un livello di presa res di responsabilità che non è banale. Allora, io vorrei condividere con voi la presentazione che ho preparato e che appunto sintetizza questo lavoro di preparazione, diciamo così, di cui vi parlavo. Ecco qua. E questo è il titolo a cui ho pensato per questa riflessione. L'ho strutturata proprio in termini di impatto. Ho trovato questa struttura, diciamo così, per mettere insieme i tre diversi livelli del titolo del nostro incontro: religioni, migranti, omosessualità. L'impatto della religione dei migranti sui diritti LGBT, qui uso l'espressione diritti LGBT in senso molto generico. Ecco qui come strutturo la mia presentazione. Una piccola premessa in cui voglio dirvi un po' di me e dicendovi di me spiegarvi da dove viene questa presentazione, che storia ha, che retroterra ha e che limiti ha naturalmente. Poi sono stato molto schematico nelle prime due parti, come vedete. Ricordatevi il titolo della presentazione, L'impatto della religione dei migranti sui diritti LGBT, e lì mi sono preso il rischio di tagliare brutalmente, di fare un elenco di quelli che mi sono parsi impatti positivi e un elenco di quelli che mi sono sembrati impatti negativi. Nella parte finale, diciamo così, recupero questa schematicità ponendo degli interrogativi rispetto a come facciamo a distinguere il positivo dal negativo e rispetto in qualche modo al bianco e al nero, che cosa c'è nel grigio che può stare tra l'uno e l'altro. Ecco. Cominciamo allora dalle premesse, da dove viene questa presentazione, su cosa è costruita. Anzitutto su alcuni progetti di ricerca, e in particolare su tre, il lavoro su religione e innovazione che facciamo con una decina di ricercatori di diversa estrazione disciplinare alla Fondazione Bruno Kessler di Trento. Se siete interessati potete facilmente trovare il nostro sito e vedere quello che facciamo e naturalmente vi invito a farlo. Quindi, come dire, già una prima premessa del mio lavoro, come immaginate, un'attenzione al rapporto tra innovazione sociale, innovazione politica, da giurista anche innovazione nelle norme, religione, ma anche il rapporto tra religione e innovazione scientifico-tecnologica. Un secondo ambito progettuale che è a fondamento di questa presentazione
è una ricerca fatta col Consorzio Europeo per la ricerca sui rapporti Stato-Chiesa, che è la più consolidata e antica organizzazione di studiosi, in italiano diciamo di diritto ecclesiastico, di rapporti Stato-Chiesa, ed è questa è stata una ricerca a cui ha collaborato in modo particolarmente sostanziale anche Daniele Ferrari sulle minoranze religiose vecchie e nuove. E poi un terzo progetto sul diritto e le politiche di sicurezza dell'Unione Europea, un progetto in questo caso finanziato dall'Unione nell'azione Jean Monnet tra Università di Siena e Fondazione Kessler di Trento, dove ci siamo anche occupati di minoranze. Un secondo livello di premessa, azioni ed esperienze, anzitutto col G20 Interfaith. Il G20 Interfaith è una piattaforma di attori religiosi e non, e di esperti, che dal G20 di Brisbane del 2014 si riunisce in coincidenza con il G20 dell'anno, quindi nel 2020 è stato a Riyadh sotto la presidenza saudita, quest'anno sarà a Bologna sotto presidenza italiana, e interloquisce con i governi del G20 da una prospettiva di politiche interfaith e da questo punto di vista anche rispetto alle questioni di genere in generale, di orientamento sessuale in particolare e anche di diritti LGBT. Una seconda parte di esperienza di azione, le azioni, le politiche sulla religione dell'Unione Europea, in particolare un progetto dell'azione esterna dell'Unione Europea, diciamo del Ministero degli Esteri dell'Unione Europea, che si chiama Scambio Globale sulla Religione nella Società, e poi l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dove si cerca faticosamente, ma si cerca grazie a qualche risorsa nei documenti di questa organizzazione, di lavorare al confine tra libertà religiosa e diritti LGBT. Mi permetto anche di segnalarvi, come dire, due punti di riferimento per chi volesse anche allargare il campo rispetto a quello che dico, quindi cose che, come dire, condivido con voi stasera e che hanno trovato poi nella scrittura una loro espressione, da un lato nel volume Creduli e credenti, come intuite dal titolo, sul significato della fede, del credere oggi, che è uscito già nel 2014, e un libro che è invece in uscita nel prossimo aprile sull'impatto della religione, delle religioni nel mondo contemporaneo. Ecco, ovviamente questa presentazione non può che essere sintetica. Chi avesse voglia di leggere qualcosa di più di mio a monte, a valle di questa presentazione, può trovarlo qui. Proviamo allora adesso a vedere dal punto di vista dell'impatto positivo che cosa si intende. Beh, anzitutto mi pare che un impatto positivo della religione dei migranti rispetto ai diritti LGBT è la maggiore libertà individuale, anche la maggiore religiosa dei migranti omosessuali nelle società occidentali, credo anche nel nostro paese. Ovviamente l'ho premesso, l'affermazione è squadrata, però credo che si possa dire che per molti, molti migranti la nostra società è una società in cui si può essere più liberi, anzitutto individualmente, in entrambe le sfere, nella sfera religiosa e nella sfera dell'omoaffettività e dell'omosessualità. E accanto a questa maggiore libertà individuale si può forse constatare, ipotizzare una maggiore opportunità di cambiamento per le comunità religiose di appartenenza. Qui sottolineerei, sul solco di quanto già ha detto Paolo Naso, come questa opportunità di cambiamento
sia, come dire, sul duplice binario, sulla duplice dimensione della teoria. Paolo Naso ha parlato di teologia e della pratica con ovviamente infinite variazioni. Un secondo esempio di impatto positivo che possiamo ipotizzare o possiamo constatare è quello di più consapevolezza, forse anche più cambiamento, forse anche più iniziativa nelle comunità religiose transnazionali. Cioè il fatto che la sofferenza di migranti, credenti, che frequentano le nostre comunità, le nostre società europee, ecco, il fatto che quella sofferenza sia più immediata, sia più visibile, soprattutto per quelle comunità religiose che non sono la piccola chiesa che esiste solo lì, ma che sono comunità religiose transnazionali, ecco, questo può portare a dinamiche quantomeno di consapevolezza, magari anche di cambiamento. Per chi volesse leggere la transizione dei vertici della Chiesa Cattolica nel pontificato di Francesco come comunque una transizione positiva rispetto al diritto LGBT, non potrebbe dissociare i progressi fatti da un pontificato, più in generale vertici cattolici, particolarmente attenti al fenomeno migratorio. Una terza ipotesi che possiamo fare scende, come dire, o si allarga, meglio ancora, dalle comunità religiose alla società civile, e cioè di nuovo il contatto con la sofferenza di individui e comunità che portano nella società occidentale quei conflitti, ipoteche culturali e religiose delle realtà di origine può avere l'impatto positivo di aumentare nella società civile, nelle organizzazioni, la consapevolezza e anche qui forse il cambiamento e l'iniziativa. Vi è poi un ulteriore livello, scusate l'errore della numerazione qua, che è quello della consapevolezza iniziativa dei governi nazionali e a maggior ragione sovranazionali. E qui naturalmente noi non possiamo molto spesso, come dire, ricostruire le motivazioni di passi avanti negli strumenti governativi in favore delle comunità e dei diritti LGBT. Però osserviamo sicuramente un impatto delle dinamiche internazionali e quell'impatto delle dinamiche internazionali poi è molto spesso veicolato dai migranti. Sicuramente per l'Unione Europea, come sottolineavo prima con quell'accenno alle politiche estere, è molto interessante che le politiche dell'Unione Europea per i diritti LGBT siano certamente politiche interne, ma siano anche, e qualche volta proprio per questo, politiche estere, ecco, nella misura in cui probabilmente il caso ugandese o altri casi, in quanto casi macroscopici e in quanto casi che poi sollecitano le comunità nazionali europee, i governi nazionali attraverso le richieste d'asilo, attraverso la pressione della società civile, verso una maggiore consapevolezza e azione. Ecco, qui io vedo una dinamica in cui si può immaginare un impatto positivo. E per chiudere, un ultimo punto. Direi che il fenomeno migratorio, in quanto tale, gli individui di nuovo, le collettività, sono un fattore che ha portato ad una maggiore integrazione nella tutela dei diritti LGBT, qui perdonatemi un po' il linguaggio da giurista, di livelli di tutela, dei processi di tutela, degli strumenti e anche dei concetti. Qui mi piace ricordare il fatto che indubbiamente è grazie a un fenomeno sociale e grazie poi ad un lavoro su un fenomeno sociale che anche soltanto oggi immaginiamo
e scriviamo di una convergenza, di un'alleanza tra diritti dei migranti, diritti LGBT e diritti dei credenti e delle loro comunità. Ecco, questo è, come dire, molto squadrato il quadro dell'impatto positivo. Se vogliamo possiamo vederlo come un'ipotesi di lavoro, se volete possiamo anche magari cercare degli esempi che ce lo rendano anche un impatto osservato, oltre che un impatto ipotizzato. Ecco, adesso in questi, ho calcolato una venticinquina di minuti per questa presentazione, come mi hanno detto gli organizzatori, quindi grosso modo in questi 10 minuti che mi restano vorrei concentrarmi sulle altre due parti. Vediamo con la stessa metodologia quale può essere, qual è l'impatto negativo. Ecco, è sicuramente vero che proprio perché le comunità e gli individui, le famiglie ad esempio, migranti, si trovano in società occidentali più libere, più liberali, è possibile che aumentino in varie forme il controllo e, per quanto riguarda poi le comunità di appartenenza, anche una certa rigidità, di nuovo una certa rigidità teorica e pratica. Come dire che se davanti all'ingresso nelle società occidentali della peculiare sofferenza di chi ha i propri diritti calpestati nelle società di origine, vi sono comunità religiose che si attivano l'impatto positivo per dei percorsi di miglioramento, vi sono anche delle comunità religiose che reagiscono all'opposto. Ecco l'esempio, come dire, della mobilitazione internazionale per l'Uganda e dei suoi effetti è un effetto significativo. Anche perché naturalmente la dinamica migratoria e l'impatto delle migrazioni va naturalmente visto sempre insieme, congiunto ad altri fenomeni, come ad esempio, ecco, per certe comunità evangeliche americane, i successi ad esempio sul matrimonio di persone dello stesso sesso negli Stati Uniti. Un secondo punto, un secondo caso di impatto negativo è anche quello di più negazione e opposizione teorica e pratica in sezioni più o meno ampie delle comunità religiose transnazionali. Anche questo è un fenomeno che si osserva, e si osserva tanto più quanto più si constata che certi successi per i diritti LGBT in alcuni contesti in Occidente hanno la forza di contaminare pezzi di società trasferita, di società migrante, poi naturalmente resta in contatto con la comunità d'origine, con le famiglie d'origine, e può poi trasformarsi in veicolo di contaminazione anche nelle comunità di origine, tanto da un punto di vista territoriale, geografico, quanto da un punto di vista religioso. Poi certamente vi è un impatto negativo, credo, in termini di stereotipi, ecco, di stereotipi sulle culture di origine, nella società in generale, può anche darsi nella società civile. È chiaro che il contatto con migranti che raccontano, nei modi più diversi come sappiamo, l'oppressione nei paesi di origine, si parlava prima dell'Islam ad esempio, indubbiamente lo vediamo, rafforza lo stereotipo, pensiamo ai delitti d'onore, pensiamo a tante cose. Rafforza lo stereotipo in settori della società occidentale, che possono poi anche essere settori in contatto anche diretto con agenzie politiche. Abbiamo poi più alleanze interne ed internazionali tra attori religiosi, politici e governativi su agende anti-LGBT. Se la partita è una partita transnazionale, se come dire, sulla pelle dei migranti e attraverso i migranti si capisce ancora di più
quanto è internazionale la partita e quanto un Parlamento che decide su un matrimonio dello stesso sesso in un paese non è limitato a quel paese, ma avrà un impatto internazionale, tanto più è possibile che vi siano alleanze anti-LGBT interne ed internazionali tra attori religiosi, politici e governativi. Ancora non suggerisco metodologicamente di considerare questi fenomeni come l'unico effetto soltanto dell'impatto della religione dei migranti, ma sicuramente anche l'effetto dell'impatto della religione dei migranti. Voglio anche qui menzionare un quinto tipo di impatto che mi pare molto interessante, che è quello di maggiore strumentalizzazione da parte dei leader populisti. Questo impatto mi pare negativo in quanto strumentalizzazione e anche in quanto strumentalizzazione religiosamente orientata, ma è particolarmente delicato perché abbiamo leader populisti che strumentalizzano l'agenda in chiave chiaramente anti-LGBT, ma anche leader populisti che strumentalizzano l'agenda in chiave pro-LGBT, in quanto società cristiana superiore, riconosciamo dei diritti LGBT. E questo mi pare anche un fenomeno da categorizzare sotto l'impatto negativo. Avevo anche un ulteriore punto, che è quello, si vedrà anche poco bene, ma che è quello tra la contrapposizione tra la libertà religiosa e la libertà in particolare di orientamento sessuale. E nell'impatto positivo ho elencato la possibile alleanza o i tanti casi di alleanza tra le varie libertà. Dobbiamo anche, sotto l'impatto negativo, mettere in lista i casi in cui invece in particolare tra le due libertà vi sia un conflitto. E qui arrivo alla parte finale, che ha una struttura un pochino diversa in questa qualche minuto che resta, in questi 5 minuti abbondanti che restano, perché qui vorrei introdurre i punti che son meno, in cui esemplifico, come dire, questa che ho chiamato l'area grigia, l'area dell'interrogativo, li faccio precedere da 3 citazioni che mi servono anche per condividere con voi 3 tipi di fonti diverse, no? Che ci ispirano, che ci illuminano e con le quali fare i conti. Comincio da un documento ufficiale, questo è un report del rapporteur speciale sulla libertà religiosa delle Nazioni Unite, Ahmed Shahed, un anno fa, su libertà religiosa e genere. Ho preso questa frase che leggiamo insieme, tradotta da me dall'inglese: la libertà di religione e convinzione può essere un importante strumento per rafforzare il potere di donne e credenti LGBT+ nella loro lotta per l'eguaglianza. Ecco, un esempio di, come dire, un ricorso alla libertà di religione e convinzione, quindi un esempio in qualche modo di quell'alleanza di cui vi dicevo, ai fini di rafforzamento, di empowerment, di rafforzamento del potere di donne e credenti LGBT. Un secondo esempio di segno tutto diverso, una dichiarazione del grande imam di Al-Azhar, Al-Tayeb, è il grande imam che ha firmato la dichiarazione di Abu Dhabi insieme a Papa Francesco, e questa dichiarazione l'ho raccolta in un'intervista che gli ho fatto l'anno scorso, nel quale mi ha detto: l'Islam è contro chi mina i valori etici. Se la legge dell'uomo permette l'omosessualità, questo non è accettabile per l'Islam. Lo stesso vale per la fabbricazione e il commercio di armi con cui si uccidono innocenti. Un terzo esempio di cui credo abbiamo bisogno, quindi siamo partiti da un documento ufficiale, ancorché non vincolante, di una grande organizzazione internazionale, una dichiarazione di un grande leader religioso. Vi voglio fare ancora vedere, prima poi dei miei 3 punti finali della zona grigia, una testimonianza di un prete cattolico
raccolta in un'inchiesta citata da Michele Marzano in questo libro che non è ancora uscito, non me ne vorrà, ho avuto le bozze, credo che esca la settimana prossima. È un libro inchiesta di Marzano su, come vedete dal sottotitolo, Preti, Sesso e Amore. Mi fa piacere condividerlo con voi. Mi ha molto colpito questa citazione da, come dire, un'intervista fatta sotto anonimato ad un prete cattolico. Non potrei lasciare la Chiesa. Qui ho il mio partner, come sanno alcuni miei confratelli. Non ho mai cercato di mettere in piazza la mia relazione né di ottenere per essa un riconoscimento ufficiale da parte dei superiori, perché non voglio assolutamente far del male all'istituzione con questa storia. Ecco, mi pareva importante, come dire, aprire adesso una riflessione più problematica, come dire, a bilanciare quei miei elenchi un pochino categorici. Mi pareva importante farla precedere da tre tipi di testimonianze così diversi da tutti i punti di vista. E allora le mie domande sono queste. La prima riguarda quella del contrasto o della fatica di armonizzare un'autonomia delle comunità religiose, per talune addirittura una sovranità, ad esempio per la Chiesa Cattolica. Noi dobbiamo parlare dal suo punto di vista addirittura di una pretesa di sovranità, quindi la loro autonomia e la tutela dei diritti. Dove tracciare la linea? Dove anche dal punto di vista dell'interesse dei diritti LGBT conviene essere più o meno esigenti, più o meno richiedenti da una prospettiva di tutela dei diritti rispetto all'autonomia delle comunità religiose, a quello che è giusto, a quello che è necessario e a quello che è possibile fare da entrambe le prospettive. Ecco, questo mi pare un interrogativo di particolare importanza. Un secondo interrogativo è quello, l'ho un po' anticipato, del rapporto, del bilanciamento dei conflitti tra i diritti anche religiosi del migrante e i diritti LGBT. Anche qui naturalmente possiamo adottare, come dire, un approccio di o-o, un approccio di, come dire, alleanza tra i diritti, ma realisticamente sappiamo anche che i due diritti si collocano spesso uno in rapporto all'altro in quella che appunto chiamo un'area grigia, dove è estremamente difficile, estremamente faticoso comprendere teoricamente e praticamente come gestire gli uni e gli altri. E ancora un terzo esempio in cui recupero il termine sovranità, e questo riguarda le sovranità nazionali, intendo religiose qui nel senso che sovranità nazionali che poi contengono anche una pretesa di non interferenza rispetto ai rapporti tra governi, addirittura nazioni e religioni di quel paese, o approccio alla religione in quel paese, come può essere il caso della laicità o come può essere il caso, come dire, del nazionalismo patriottico cinese. Ecco, a fronte di quel pacchetto, diciamo così, di pretese, ma anche di valori, e l'impatto di quel pacchetto, paese per paese, sui cittadini, sui migranti, come fare anche qui, cosa è giusto, cosa è possibile, cosa è necessario rispetto alla tutela internazionale dei diritti LGBT. Ecco, mi pare che anche qui si pongano delle questioni che certamente da un lato in termini di diritti possono essere visti anche con un alto grado di assolutizzazione, perché il diritto contiene un suo assoluto, ma dall'altro, nella realtà devono anche essere visti da un punto di vista politico, da un punto di vista strategico, da un punto di vista di trasformazione degli attori, come di nuovo, come ho detto per gli altri due, oggetto di movimenti complessi.
è anche oggetto di un difficile contemperamento tra ciò che può essere imposto, ciò che può essere forzato e ciò che necessariamente per prodursi ha bisogno di autoprodursi, cioè di prodursi con un sufficiente livello di spontaneità. Ecco, questo era quello che volevo condividere con voi. Sono naturalmente contentissimo ora di interagire con chi vorrà, di rispondere a domande, di chiarire ulteriormente. Grazie, grazie molto professor Ventura per questa bellissima relazione che ci ha mostrato veramente quanto il fenomeno migratorio vada a rendere ulteriormente complessi i rapporti tra fede e omosessualità e quanto sia un fenomeno da guardare sempre, come dire, con delle lenti capaci di cogliere poi diversi fattori che si intrecciano in questo tipo di relazione tra fede, religione e omosessualità. Io direi che abbiamo adesso lo spazio per qualche domanda, quindi come dire, apro il dibattito, chiunque voglia fare una domanda, intervenire, una riflessione, è assolutamente il benvenuto, la benvenuta. Intanto, per scaldare un po', diciamo così, l'ambiente, una domanda per il professor Ventura l'avrei io, cioè, secondo lui, quanto le migrazioni stiano evidenziando una pressione sulle religioni, sulle fedi, che emerge più in generale dalla tutela dei diritti umani, cioè la negoziabilità delle fedi. Quanto le migrazioni e questa, come dire, sfida ai diritti dei migranti, ai diritti LGBT e alla libertà religiosa, in fondo non sia anche una grande domanda alle religioni di negoziare sempre di più laddove le loro teologie, le loro pastorali, le loro liturgie non sono in qualche modo conformi agli standard di tutela dei diritti della persona. Grazie. Beh, intanto da un punto di vista storico non è facile, come dire, contrapporre una nostra contemporaneità in cui alle religioni sarebbe chiesto di cambiare rispetto ad una storia nelle quali le religioni sono sempre state le stesse. Non è facile, mi dicono i colleghi storici, no? Vedere, come dire, l'oggi e lo ieri, da questo punto di vista. Le religioni hanno sempre vissuto profondi processi di cambiamento, quindi quello che cambia oggi nelle religioni non necessariamente deve essere vissuto come in contrapposizione a un non cambiamento religioso nel passato. Il secondo punto è che è anche forse non molto accurata la contrapposizione tra una domanda dall'esterno delle religioni alle religioni di cambiare contro una resistenza delle religioni. Ecco, mi pare che si sottovaluti un po' quanto anche rispetto ai diritti LGBT sia non domanda dall'esterno delle religioni, ma domanda nutrita in molti modi dalle religioni e dagli stessi credenti. Questo, come dire, mi pare il presupposto metodologico poi per rispondere alla domanda e per guardare al cambiamento. Poi forse una terza distinzione che mi sembra molto interessante riguarda, come dire, la consapevolezza del cambiamento degli stessi credenti, le istituzioni, le stesse istituzioni religiose forse possono avere o non avere. E poi, come cercavo di dire in conclusione, anche il controllo che si può avere su questi processi di cambiamento. Non sono mica sicuro che sia così facile, come dire, proporsi un'agenda di cambiamento e realizzarla, anche quando questo sia il proposito. Insomma, mi pare al contrario di osservare molti risultati inattesi. Mi pare di osservare molti risultati che sono contraddittori rispetto all'agenda di chi si propone certe azioni. In entrambi i campi, ecco, in entrambi i campi, direi. Mi pare che ci siano, come dire, dei contraccolpi
rispetto alle comunità religiose di segno veramente molto diverso, ecco, come ad esempio è stata questa dell'Uganda in ambito cristiano. Questo è un ottimo esempio, insomma, nel senso che alcune grandi azioni anti-diritti LGBT hanno sicuramente rafforzato in ambito religioso una posizione invece a favore dei diritti LGBT. Mi chiedo se non sia avvenuto in certi modi anche il contrario. Questo è anche difficile da misurarsi, però attenzione a pensare che basti scrivere un documento e scrivere una cosa su un documento perché poi le cose si realizzino in modo corrispondente. Ecco, il cambiamento religioso contemporaneo è particolarmente fluido e contraddittorio. Grazie, mi dicono dalla regia, io non me ne sono accorto ovviamente, che due persone hanno alzato la mano. Prima direi che ha alzato la mano, leggo il quadratino ex musulmani d'Italia, quindi invito la persona che ha alzato la mano a intervenire, poi William Jordan, se non sbaglio. No, non è Salve, vero. buonasera. Buonasera a tutte. Tutte e tutti, in realtà. Scusate che non apro telecamera, però in questo caso preferisco di non farlo. Però per presentarmi sono Ashkan Rostami, cofondatore di Ex Musulmani d'Italia, coordinatore di UAR di Parma, e sono attivista politica e religiosa da anni. Sono iraniano. Dovevo presentarmi perché quello che voglio dire in realtà riguarda tutta questa presentazione. Volevo dire che secondo me tutto va bene se vogliamo introdurre altre religioni, vogliamo fare tutto, vogliamo integrare tutti, diciamo, i migranti, tutto va bene. Però bisogna vedere le ideologie che importiamo nell'Europa. Non in Italia, cioè non parlo in Italia solo, parlo in Europa in generale, in Occidente, che ha passato 600 anni di lotta per la laicità dello Stato e per diritto, qualche volta portare ideologie, specialmente come Islam, può essere veramente pericoloso. Perché noi vediamo, cioè, quanti paesi musulmani abbiamo in mondo? Abbiamo, cioè, diciamo, 40-50 paesi musulmani, no? Di questi, quasi in tutti i paesi musulmani, dove c'è Islam come maggioranza della popolazione, la legge prevede legge di Sharia in qualche modo. O da parte estrema, in Iran, dove vengo io, in Arabia Saudita, in Emirati, in Qatar, o in Kuwait, in Pakistan, in Afghanistan, in tutti questi paesi, maggioranza è musulmana e Sharia è previsto proprio sulla legge, no? D'altra parte ci sono paesi laici musulmani, cioè noi avevamo Egitto prima di Primavera Araba, avevamo Turchia prima di Erdogan, che erano paesi laici, cioè Turchia era un paese totalmente avanzato sui diritti, anzi, prima di Erdogan anche persone LGBTQ avevano diritti, sapevamo che i Pride lo facevano a Istanbul, io sono stato a un Pride a Istanbul, quindi proprio lo so che esistevano. Arriva uno come Erdogan, un leader politico religioso come Erdogan, distrugge tutto, cioè distrugge tutto che i turchi hanno lottato per 100 anni, no? E in Iran è la stessa cosa successa con lo Shah, cioè è vero che persone LGBT, a parte che stiamo parlando di 50 anni fa, non esisteva ancora questione come oggi, i diritti LGBT non esistevano come esistono oggi, no? Cioè, in un paese totalmente laico come Iran, arrivano i musulmani, distruggono tutto. In un paese come Egitto, abbastanza laico durante Gemal Abdel Nasser e Anwar Sadat, e dopo anche se anche un dittatore, però è un laico, come Hosni Mubarak, arrivano i musulmani, distruggono tutto. Cioè, come possiamo dire che una religione che ovunque è arrivato in potere, o ovunque è arrivato in maggioranza, e distrutto i diritti degli altri, può portare bene qui? Cioè, infatti ho scritto un commento che sì, i migranti laici, quelli che sono perseguitati per motivi religiosi, quindi atei, ebrei, cristiani che sono perseguitati in paesi musulmani o che vengono qui in Europa, ovviamente sono benvenuti e ovviamente cioè, usano questa libertà che c'è qui, no?
però ho miei dubbi sul fatto che musulmani che arrivano in Europa veramente apprezzano il fatto di laicità dello Stato negli Stati europei. Perché se apprezzavano la laicità, provano a lottare per la laicità in loro paesi. Non lo fanno, anzi, dove sono arrivati in potere lo hanno distrutto. Quindi come possiamo aspettarci che arrivano in Europa, in paesi laici come Francia, specialmente sappiamo che c'è un grande numero di musulmani, o in Italia con onde migratorie che arrivano ultimamente, no? Cioè, vediamo, sono arrivati in Svezia, stiamo parlando di Europa, uno dei paesi più avanzati su diritti e politica e economicamente, in Gran Bretagna. Ci sono zone dove musulmani hanno creato le zone musulmane dove c'è legge di Sharia. In mezzo di Europa, c'è stata parlando di Svezia, qui, in Scandinavia. Come possiamo essere sicuri che veramente le persone che arrivano vogliono integrarsi senza distruggere le libertà degli altri? Grazie. Grazie, grazie. Io raccoglierei ancora una domanda, se il professor Ventura è d'accordo. Chiedo scusa, ho confuso gli William e lascio ora la parola a Will, che aveva alzato la mano. Ma forse non mi sento. Salve, sì, eccomi qui. Salve, buonasera. Sì, ero io che avevo alzato la mano, sì. Allora, dunque, è stato molto interessante il seminario, ecco, mi è piaciuto sentirlo, e proprio perché io sono un attivista in Rein Arcigay di Caserta, quindi comunque sono abbastanza esperto sulle tematiche, eccetera. E proprio questo, ecco, riguardo la religione, il rapporto tra religione e omosessualità, io ho seguito l'anno scorso la mia università a Napoli, l'Orientale, un convegno di un regista, si chiama Allah Loves Equality, in cui mi sono fatto comunque già un'idea, anche adesso, che poi scaturirà tutto nella mia tesi, ecco, che da come ho notato che alla fine non c'entra molto il fatto che la religione, cioè non è, cioè da quello che ho notato è che la religione è un conto e il credo un altro, perché comunque sì, io parlo da ateo, sì, chi crede, sì, io credo che Dio, che possa essere Allah, possa essere Dio protestante, cattolico, eccetera, ami tutte e tutti, cioè le varie sette che possono essere, sia le religioni, altre organizzazioni, è là che ci sono dei dogmi più conservatori, perché cioè, ho conosciuto un sacco di persone, anche loro omosessuali, che sono credenti, cioè, io sono ateo per vari motivi, però credo non c'entri molto appunto Dio con l'omosessualità, c'entra più il fatto di alcuni precetti che sono ancora ultra conservatori, ahimè, quindi questo volevo dire, da qui ho avuto questa idea qui, ecco. Se il professor Ventura vuole reagire su queste due ultime. Grazie, sì, è molto stimolante, molto stimolante. Se volete, è come se in qualche modo stessimo mettendo alla prova quel punticino della mia lista sugli effetti negativi sugli stereotipi, no? E la domanda sarebbe quella rappresentazione del rapporto tra Islam, religione e diritti LGBT che ha fatto l'amico che è intervenuto, che cos'è? È una conferma perché la categorizziamo come uno stereotipo dell'Islam e dei musulmani, o al contrario ci induce a, come dire, aggiustare quel punto, aggiustare quella categoria, a dire che in quel caso non è tanto, come dire, che l'impatto nutre uno stereotipo. Questo il nostro amico ovviamente ci direbbe, ma che stereotipo? È la realtà, ecco. E magari aggiustarlo, aggiungere un punto, ad esempio un punto potrebbe essere la paura, ecco, su questo io credo che l'amico potrebbe convergere, no? Lui potrebbe dire, e questo mi è capitato molto spesso anche in altri contesti,
qual è l'effetto? L'effetto è quello che essere a contatto più diretto con persone, gruppi, pensieri, azioni che incarnano qualcosa che mi fa paura rispetto, come dire, a come io voglio la società, rispetto anche a qualcosa di mio più intimo, rispetto, molto interessante nel suo intervento, al percorso faticoso della mia gente, del mio popolo, no? Chi si identifica con battaglie laiche del paese, questo è qualcosa che abbiamo sicuramente in comune con la Francia. Io lo spiego sempre agli amici musulmani, guardate che le tensioni che vi riguardano sono anche tensioni di popoli che vedono ritornare fratture e conflitti che hanno vissuto in particolare con la Chiesa Cattolica per i paesi cattolici, no? Ecco, questo mi pare che sia un pochino il cuore del suo contributo, ci spingere a riflettere, ci spinge a riflettere rispetto alla mia griglia, se la griglia tiene, diciamo così, ci consente di verificarla e di dire aggiungiamo un altro punto, con qualcuno che volesse essere, come dire, critico dell'amico direbbe no, guarda, quello lì è lo stereotipo che tu ti fai dei musulmani o al limite di un certo tipo di musulmani, ma non di tutti. C'è un altro modo di mettere alla prova la mia griglia, che è quello di dire, beh, ma se è una paura che ci fa prendere più consapevolezza dei diritti, di quello che è necessario fare, allora lo spostiamo, quello che lui ha detto, e non lo mettiamo più sull'impatto negativo, ma lo mettiamo sull'impatto positivo, perché aumenta la nostra consapevolezza, aumenta la nostra soglia d'attenzione, magari aumenta anche la nostra iniziativa, no? Questo per provare, diciamo così, a vedere se la mia griglia tiene. Poi fatemi fare un'altra riflessione, questo unendo anche quello che diceva Will, e questa riflessione è, guardate, lo pongo come interrogativo, perché chi lo sa, su due livelli, cioè mentre parlava, mentre interveniva l'amico di, che noi vediamo ex musulmani d'Italia, non mi sono segnato il suo nome iraniano, mi scusi se non riesco a chiamarla per nome, ma ecco lì c'è una cosa, ci sono due livelli, veniamo sollecitati su due livelli, un livello è interpretativo, perché nel suo discorso c'erano delle interpretazioni molto forti, no? Sono arrivati i musulmani al potere e per la comunità LGBT è un disastro. Ecco, questo è un livello interpretativo. Qui dobbiamo un pochino lavorare. Dobbiamo lavorare per raffinare, dobbiamo lavorare per come dire, essere più accurati dal punto di vista delle nostre categorie, delle nostre interpretazioni. Su questo io mi sento un po' di dissentire, francamente, rispetto all'interpretazione di quello che sta succedendo. L'altro livello è che facciamo, che si fa. L'altro livello è un livello un pochino più... e allora che si fa? Ecco. In entrambi i livelli, secondo me, è interessante osservare una cosa, e cioè che, come dire, ma proprio perché queste comunità sono così problematiche, allora che cosa può essere possibile? No? Allora che cosa può essere possibile? Perché tanto più lei ha ragione sulla problematicità dei presupposti culturali, religiosi, eccetera, eccetera, addirittura di popoli, di masse di persone, tanto più allora deve essere molto complesso fare qualcosa. E difatti lo è, ed è quello, la mia zona grigia, l'ho chiamata così, quel mio punto interrogativo finale, nasce anche da questo. Ho fatto pochi esempi, ho lasciato quelle tre citazioni, ma un esempio ve lo voglio fare. Sono stato un anno fa negli Emirati, ad Abu Dhabi, per una conferenza sulla tolleranza. Okay? Ovviamente noi esperti occidentali europei, già tolleranza, storciamo sempre un po' il naso, perché i diritti non sono tolleranza. Però, parliamo di tolleranza. Poi quando ci mettiamo, soprattutto nei corridoi, a parlare con i nostri colleghi di lì, con i professori di diritto delle università degli Emirati,
quando riusciamo conquistato un pizzico di fiducia a capire che cosa sta davvero succedendo in quel paese. Ma quelli sono paesi in cui tolleranza vuol dire passare da 100 frustate a 50 frustate. D'accordo? Allora, il punto è, ma che cosa anche è possibile? Dove può esserci lo spostamento? Dove può esserci il cambiamento? Per cui il suo argomento può anche essere rovesciato. Può anche essere rovesciato nel senso che quel piccolo mutamento sociale, culturale, attraverso l'integrazione nella comunità di Parma o di Caserta, che per noi è impercettibile per quella famiglia musulmana, ha invece un enorme significato proprio perché il presupposto è come lei lo dipinge. Allora noi che cosa ci aspettiamo? Che cosa possiamo aspettarci? Capisce che cosa voglio dire? E su questo la realtà è straordinariamente magmatica, e tanto più quanto, come dire, minore è lo zoom che facciamo sulle realtà. Quando parliamo di popoli, quando parliamo di movimenti politici, quando parliamo di cose... Sono stato in Egitto, è stato l'ultimo mio viaggio prima della pandemia, e ho trovato un tassista che mi ha raccontato perché dopo l'insuccesso dei fratelli musulmani ha lasciato la religione. Io strabuzzavo gli occhi, perché tutto quello che so sulle società musulmane è che dire lascio la religione. E anche lì poi che cosa vuol dire la religione? Che cosa vuol dire? Perché anche da questo punto di vista la globalizzazione ci porta, qui ci ha aiutato molto Will, no? Perché Will ci ha detto, ragazzi, ma religione che è? Sono i cinque pilastri, è fare la zakat, quindi la decima, diciamo così, musulmana, sono le preghiere, è il Ramadan, è sociale, è credo, sono profonde condizioni. Poi se parliamo di orientamento sessuale, parliamo di affettività, parliamo di vissuto, io mi sono permesso di mettere quella testimonianza, come dire, dall'interno del cattolicesimo, perché ci aiuta a capire, a contatto con qualcosa che a noi è più vicino, quanto siano complesse le trasformazioni. Ecco, allora io credo sia anche importante che quella complessità che vediamo con più facilità in casa nostra, con le chiese nostre e con le religioni nostre, dobbiamo essere poi anche in grado di applicarla agli altri, a meno che qualcuno non pensi, non credo che questo lo pensa l'amico di origini iraniane, che l'Islam è monolitico e il cattolicesimo non lo è. E io non credo che lui applichi le categorie in modo così categorico al cattolicesimo. Adesso lei mi dirà, naturalmente, però su questo lei ci aiuta, poi mi fermo, ma come capite è molto stimolante per me, ho voglia di dire delle cose, però c'è un altro livello che grazie a lei comprendiamo, che è naturalmente un pezzo di opinione pubblica strutturata, organizzata, che fa battaglie da una prospettiva non religiosa, qualche volta più o meno antireligiosa, ma semplicemente non religiosa. Questo è anche una grande novità, questo è anche una grande, come posso dire, un nuovo grande orizzonte, no? Che riguarda poi i concetti di laicità, che riguarda le politiche pubbliche, e che però riguarda anche naturalmente le possibili alleanze. Io vi ho citato all'inizio il G20 Interfaith, molte cose del G20 Interfaith le facciamo anche con le organizzazioni umaniste internazionali, no? E questo è un orizzonte inevitabile, io credo. Anche qui questo è un esempio per la stessa comunità umanista di come si può dire, effetti spesso non voluti, non intesi, ecco. Perché è chiaro che l'UAR ha un'ambizione a essere riconosciuto ai fini dell'intesa dell'8 per 1000, la lunga vicenda, ovviamente non in quanto chiesa,
ma al contempo anche in quanto Chiesa. Ecco, questi movimenti strategici molto spesso per Loire, come per i Valdesi, intendiamoci, non è che quando ci si impegna su una strategia, per quanto chiaro sia l'obiettivo di quella strategia, per quanto chiari siano i valori che la ispirano, siamo poi certi dell'esito. E quello che noi ci troviamo davanti tutti i giorni è che l'esito può anche essere un esito spesso contraddittorio rispetto a quello che i soggetti pensano, a cominciare, per tornare al suo esempio, dai fratelli musulmani e dai movimenti islamisti, che sono, come appunto ci dice l'esempio egiziano, tutto sommato alla fine non così maggioritari in quei paesi, per non parlare delle tensioni sociali in Iran. Ecco, quindi una grande sfida sicuramente. Grazie, abbiamo una domanda in chat e poi pregherei le altre persone che hanno alzato la mano di fare la domanda anche loro, di formularla in chat, questo per ragioni organizzative ci facilita un po' il compito. La domanda è di Ilaria Schizzi, che ringrazio, che contribuisce tutti gli anni a organizzare questi eventi, veramente grazie Ilaria, che chiede: buonasera, mi chiedevo come un'associazione come Arcigay, che ha uno sportello attivo sul territorio, possa dare un contributo utile nella complessità della situazione. Questo rispetto. Beh, intanto ho visto la chat, per cui Ashkan, ho visto il nome e grazie. Di nuovo io direi, riutilizzo questo mio schema, direi un contributo interpretativo, un contributo di comprensione e poi un contributo di azione. Io credo che collegare pezzi sia molto importante. Un grande lavoro per i quali la Chiesa Valdese in Italia si spende storicamente è quello perché le chiese e comunità religiose si parlino tra loro, perché ci sia confronto, perché ci sia contatto, perché ci sia parola, e anche perché poi da le posizioni che si prendono dipendono molto spesso dal contesto. Anche il modo di articolare la propria identità dipende dal contesto. E nelle tensioni che viviamo, io credo che il tentativo di produrre dei micro contesti favorevoli a una minor rigidità, ecco, delle identità, delle posizioni, ed un'apertura più su un quadro istituzionale. Poi io conosco poco la vostra realtà, però insomma, percepisco una buona atmosfera stasera, vi permetto di dire una cosa di più, mi perdonerete se la troverete ingenua o semplicistica: chi è vicino a discorsi di affettività, di corporeità, di sessualità, può, come dire, scendere, addentrarsi in un livello istituzionale che può favorire anche una maggiore verità rispetto alle situazioni e alle emozioni personali. Ecco, questo io credo che sia importantissimo. Questo è spesso un grande ostacolo nelle comunità religiose. Credo che Arcigay possa fare da questo punto di vista un lavoro straordinario. Grazie. Io concludo con qualche parola e poi lascio a mia volta la parola per la vera conclusione della nostra conferenza a Claudio Tosi. Ringrazio moltissimo i relatori, il professor Naso, il professor Marco Ventura, tutte le persone che sono intervenute. Veramente stasera è emersa la fluidità, no, dei nord e dei sud epistemologici, in qualche modo, di quanto le migrazioni rimescolino le carte e di quanto la religione in questo rimescolamento si trasformi, a volte completamente, a volte mantenga il proprio ruolo di oppressore dell'identità affettiva e sessuale della persona. Pensiamo ad esempio della nostra esperienza di sportello legale Arcigay,
quanto un'omofobia interiorizzata da parte di un richiedente asilo o semplicemente di un migrante magari si costruisca proprio su un giudizio negativo e di condanna da parte della comunità religiosa di appartenenza nel paese di origine, e quanto magari la fede della comunità di origine nel paese si trasformi nel paese di accoglienza, perché magari un'altra chiesa cristiana è molto più inclusiva e quindi a quel punto lì il giudizio si trasforma e diventa un giudizio inclusivo, e quindi quanto sia anche importante valutare il percorso di conversione che riguarda molti migranti e molti richiedenti asilo LGBT, nel senso che anche il cambio di identità religiosa, tra virgolette, in qualche modo è il segnale di una liberazione da una religione precedente che li opprimeva e che li perseguitava. Ma anche vedere come appunto le religioni siano un'agenda complessa, non siano un'agenda sempre comoda rispetto a quelle che sembrano le vie maestre, che sembrano le buone prassi, le politiche, le agende delle organizzazioni internazionali, e anche il ruolo delle associazioni LGBT che in fondo oggi devono per forza dialogare con le religioni, perché è in quel dialogo che si costruisce una consapevolezza, si costruisce una cultura, si costruisce una conoscenza che poi serve a meglio accogliere, meglio comprendere, meglio sostenere tutti quei migranti che si rivolgono alle nostre associazioni per avere un supporto prima di tutto umano e poi magari anche legale nei casi nei quali c'è bisogno di strumenti di questa natura. Quindi veramente grazie, ovviamente rimane un dibattito aperto, mi scuso se non ho potuto dare ancora la parola ad altri partecipanti, ma siamo veramente in chiusura, altrimenti poi il presidente mi sgrida. E io vi ringrazio moltissimo e lascio la parola a Claudio Tosi che chiude la nostra conferenza. A presto e buona serata a tutti e a tutte. Grazie. Buonasera a tutti e tutte. Io ci tengo particolarmente a... non mi si vede? Ecco. Ci tengo a fare un po' di ringraziamenti. Innanzitutto voglio ringraziare i nostri relatori che sono stati con noi durante questa interessante riflessione. Io, come diceva William, ci tengo a notare il fatto che questo è diventato un ciclo, che questo è stato un terzo appuntamento. E di questo voglio ringraziare in modo particolare proprio William Jordan, pastore della Chiesa Valdese di Genova, e con lui tutta la Chiesa Valdese di Genova. È stato un sostegno importante che ha permesso di andare avanti in questo lavoro. Senza questa preziosa collaborazione non sarebbe stato possibile avere degli eventi così importanti, profondi e intelligenti. Voglio ringraziare anche Ilaria Schizzi, che ha ringraziato prima anche lo stesso Daniele, che ha sostenuto in prima persona il lavoro di questi anni sulla riflessione di omosessualità e fede in occasione del 13 gennaio. E in questo io vorrei ringraziare anche la Chiesa Valdese tutta, perché non è un caso che parliamo di migranti insieme alla Chiesa Valdese questa sera. La Chiesa Valdese sta sostenendo con l'8 per 1000 e lo sportello migranti di Arcigay Genova, e penso che questa sia una cosa da ricordare e sottolineare. Da una parte l'impegno di Arcigay ad essere in prima linea per un lavoro come questo, e dall'altra la Chiesa Valdese accanto a noi proprio per questo. Uno sportello legale che e migranti che andava avanti, va avanti ormai da 10 anni grazie al lavoro di Damiano Fiorato e del qui presente con noi Daniele Ferrari, che ringrazio sempre per tutto il lavoro che ha fatto. Io penso che, come è stato detto, è importantissimo riflettere su tutto questo, e dal punto di vista nostro, attivisti e attivisti di Arcigay, è importante riflettere sulle responsabilità che abbiamo con il nostro lavoro, un lavoro di accoglienza e di affiancamento a tutte le persone che si rivolgono a noi quotidianamente. Quest'anno è stato un anno più difficile, in cui l'incontro è stato più complicato. Grazie alla Chiesa Valdese siamo riusciti comunque ad avere una risposta per tutte le persone che venivano da noi e ci facevano domande, e questa riflessione quindi si fa maggiormente importante proprio per riuscire a inquadrare e contestualizzare tutto il nostro lavoro. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito nella stanza di Meet e le persone che ci stanno seguendo su Facebook. Ringrazio Arcigay Genova tutta e tutti e tutte gli attivisti e attiviste che ci hanno aiutato a portare avanti questo lavoro. Con questo io dichiaro chiuso l'incontro e vi saluto, e buona serata a tutti e a tutte.